Pavia. Ieri, giovedì 10 giugno alle 10.30, si è tenuta l'inaugurazione dell'elisuperficie al Policlinico di San Matteo, strada Campeggi. Un importante evento che ha visto la presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha accolto inoltre Alessandro Venturini, presidente della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Alberto Zoli, direttore generale Areu, e Carlo Nicora, direttore generale della Fondazione IRCCS Policlinico di San Matteo di Pavia, alcuni dei sindaci della regione, come il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, e il sindaco di Voghera, Paola Garlaschelli, si è prestato come occasione per ribadire l'importanza della sanità e di quanto quest'ultima necessiti di investimenti per il bene dei particolarmente, cittadini. Particolarmente, ringrazio la un parcheggio dedicato all'elisoccorso, ma che ha provocato disagi ai dipendenti del policlinico stesso. Oggi siamo qua a rappresentare i dipendenti, poiché da anni si trascinano il problema del parcheggio. Sono tanti i dipendenti che ogni giorno sono costretti a venire un'ora prima al lavoro per cercare uno spazio adeguato per poter lasciare il proprio autoveicolo. Altri addirittura, dopo circa un'ora di ricerca, sono costretti ad utilizzare lo spazio dedicato agli utenti esterni, pagando quindi il ticket del parcheggio per poter poi andare al lavoro. Innanzitutto noi in comune abbiamo già presentato la problematica relativa ai parcheggi di San Matteo. È inaccettabile per noi che il personale debba pagare. È stata questa l'occasione per dare risalto a questa manifestazione con tutte le autorità. Chiederemo ancora al Comune di ascoltarci per fare pressioni su San Matteo per risolvere questa problematica, perché è vero che il Comune non è direttamente responsabile, ma incide pesantemente sui loro cittadini e è qualcosa che dobbiamo assolutamente cercare di risolvere. La realizzazione dell'elisuperficie che voi vedete nell'area nord della fondazione si inserisce nel potenziamento della rete ospedaliera dell'emergenza urgenza di Regione Lombardia. Il primo paziente è stato trasportato alle 11 proprio con l'elisoccorso atterrato nel parcheggio protagonista dell'inaugurazione. Sì, ci state. L'efficienza della sanità non deve mai passare di moda, ma rimanere sempre l'obiettivo comune per tutti.